La registrazione, dando un saluto a tutti, e oggi, dopo una breve premessa che ho fatto con la signora Marisa, do il benvenuto a tutte le ascoltatori e le ascoltatrici, e oggi dedichiamo un po' di attenzione a quello che io ho scritto nel report che ho fatto sulla storia dell'oro. Leggerò soltanto alcune parti e vi invito poi a rileggerlo, come dico tante volte, le cose vanno lette e rilette. Allora, siccome non ci sono grandi domande, oggi praticamente dedichiamo la prima parte dell'intervista, in questo momento, scusate, il mio intervento, alla lettura di questa cosa, e poi dopo, se ci sono domande, naturalmente il dottor Manca si scusa, oggi non è presente, sarà presente il prossimo sabato. Allora, io ho intitolato questo piccolo saggio Storia dell'oro, la storia di un tradimento. L'80%, cioè il 70% di quello che ho scritto è tratto da un famoso libro scritto da Ferdinand Lips, che è stato un banchiere svizzero, che ovviamente è disponibile, è stato suggerito da Walter Manca, dottor Manca. Io ho tradotto poi in inglese, l'ho tradotto poi in italiano e naturalmente ho fatto una sintesi del libro. Però questo libro lui tocca degli aspetti fondamentali, di cui in linea di massima gli esperti finanziari non parlano. Non ne parlano perché gli esperti finanziari di oro non sanno quasi niente. E anche di oro esperti in Italia, correggetemi se mi sbaglio, non ce ne sono tanti. Cioè, ci sono delle aziende che fanno compravendita d'oro, legittima, però non è che facciano degli interventi come sto facendo io adesso, spiegando un pochino la storia dell'oro e tutto quello che c'è intorno, dalla A alla Z, cercando con molta umiltà di affrontare tutti gli aspetti importanti, oppure scrivono dei saggi come quello che ho messo insieme io. Iniziamo a leggere, quindi, titolo: Storia dell'oro, la storia di un tradimento. Aperte parentesi, vi sono, virgolette, scusate, vi sono due storie. La storia ufficiale menzionera che ci viene insegnata, la storia d'usum Delfini, e la storia segreta, dove si trovano le vere cause degli avvenimenti, una storia vergognosa. Chiuse virgolette. Questo l'ha detto Honoré de Balzac, un iniziato francese, scrittore molto famoso. Quindi, se l'ha detto lui, probabilmente è vero. Allora parte. La transustanziazione dell'oro, realtà o magia? Durante le mie ricerche nel reperire il materiale sulla trilogia del nuovo ordine mondiale, mi sono imbattuto nella bolla Sublimis Deus del 1537, emessa da Paolo III, e la creazione del Terzo Testamento Trust, con cui il papato, attraverso il principio della transustanziazione, che significa la presenza reale attraverso il passaggio totale della sostanza del pane e del vino in quella del corpo e del sangue di Cristo, trasforma le anime dei cristiani in oro. Con questa bolla si assicurò il controllo delle anime. Per maggiori informazioni, vedi capitolo 3, le tre colonne della mia trilogia. Ho pensato, e che cosa vuol dire? L'oro è all'interno del triangolo che individua appunto il Terzo Testamento. E ciò che è posto all'interno di un trust diventa per la legge internazionale del trust intoccabile. A pagina 17 dello stesso capitolo, Franco Collins, autore australiano, ci dice: Eliana, benvenuta. La BIS, chiamata anche la Banca dei regolamenti dei conti, quindi la BIS, chiamata anche la Banca dei regolamenti dei conti, aperto un attimo il filo, regolamento dei conti, fu fondato ufficialmente a Basilea il 17 maggio del 1930 con approssimativamente 55-60 tonnellate d'oro che in effetti non furono mai convertiti in franchi svizzeri. Ricordiamoci, una volta le monete erano in oro, eh? Questo oro veniva dalle varie conquiste del Vaticano e del Sacro Romano Impero nel corso dei secoli. Fu la crisi del 29 e tutte le nazioni del mondo andarono in bancarotta, ma invece di usare l'oro della BIS, come sarebbe stato logico, iniziarono a concedere prestiti e a stampare moneta. Dopodiché istituirono gli uffici delle tasse, le banche private,
e le banche centrali, ma l'idea iniziò con la bolla sublimis deus, chiuse virgolette. Ricordo che questo è stato detto da Franco Collins, uno degli attori più importanti, con il quale sono stato anche in contatto, ovviamente, per fare tutto questo lavoro per un certo periodo, mi risulta ancora vivo. Ritorniamo a noi. Quindi per il Vaticano la magia consiste nella transostanziazione in oro delle povere anime dei cristiani, mentre per le banche centrali la magia consiste nella transostanziazione in oro degli interessi che le povere anime dei cristiani pagano sulla moneta. Capisci? Qualcuno mi ha scritto che i maghi non esistono più. A questi soggetti suggerisco bonariamente di commentare meno e documentarsi di più, magari facendo domande giuste, come ci ha suggerito il dottor De nel capitolo 1 del Nuovo Ordine dei Barbari, capitolo chiamato Nuovo Ordine dei Barbari, e di leggere anche con attenzione il capitolo 7 di Georgia Guidestones, dove a pagina 63, parlando dei gradi di Rosa Croce, si legge. Scusate, apro i microfoni anche agli altri due amici. Si legge: il terzo ordine dei Rosa Croce equivale a una gran loggia guidata da un mago supremo, un mago sostituto anziano e un mago sostituto junior. I membri del secondo ordine che hanno prestato servizio alla società e sono stati selezionati dal mago supremo per tale avanzamento possono ricevere il grado ottavo di magister e il grado nono magus, mago. Questo lo tratto da Wikipedia inglese. Vedete, all'interno dei Rosa Croce continuano a chiamarli maghi o magus. Quindi attenzione, contrariamente a quanto dichiarato in rete da un 33esimo di rito scozzese in sonno e che molti di voi conoscono bene, i Rosa Croce non sono affatto estinti, ma vivi e in ottima salute. David Rivera, nel suo libro History of the New World Order, la storia del nuovo ordine mondiale, scrive: dopo essere stato sostituito all'università, all'università nel febbraio, Weishaupt, che ricordo è il fondatore degli Illuminati di Baviera, fuggì attraverso il confine fino a Ratisbona, stabilendosi infine a Gotha, dove trovò rifugio da un altro membro degli Illuminati, il duca Saxe-Gotha Ernesto III. Dopo il congresso di Wilnesbau, tra parentesi scrivo 1782, una delle più importanti date della storia e mai menzionata nei libri di storia, gli Illuminati di Baviera funzionarono secondo la seguente struttura organizzativa. Ora qui la salto perché qui lasciamo perdere. Continuo dicendo: l'8 settembre 2022 la regina Elisabetta II è venuta a mancare. Siccome abbiamo menzionato gli Illuminati di Baviera e la casata di Gotha, a pagina 16 del capitolo intitolato Elisabetta II e la sua legittimità al trono, scrivo: la regina Elisabetta II proviene dalla casata tedesca Saxe, Coburg e Gotha, direttamente collegata al duca Ernesto III, uno dei fondatori degli Illuminati, assieme a Guglielmo I, a Guglielmo Carlo Ferdinando e all'ex gesuita Adam Weishaupt, che, secondo la mia opinione, in effetti non ha mai abbandonato l'ordine dei gesuiti. Questo è un punto fondamentale che nessun storico ha notato, ha posto in risalto. Nel capitolo 4, a pagina 107, scrivo: tra i fondatori dell'ordine degli Illuminati, oltre a Mayer Amschel Rothschild o Rothschild, il famoso banchiere, troviamo il duca Ferdinando di Brunswick e Ernando III di Gotha, che abbiamo visto, che è della stessa casata della regina Elisabetta II, Guglielmo I, l'elettore dell'Assia, che tramite Rothschild fornì mercenari al re Giorgio III d'Inghilterra per combattere la guerra d'indipendenza. L'Assia era uno dei 16 stati della Germania. Naturalmente io qui sono andato, ho fatto una sintesi, nel libro ci sono tutte le referenze, tutte le cose necessarie. Quindi dal punto di vista simbolico e semantico si vede dedurre che esiste una stretta correlazione tra i maghi degli Illuminati menzionati dall'ex gesuita David Rivera e i maghi rosacrociani di oggi. Infatti Wikipedia ne parla al presente: sono ancora attivi
con nomi e cognomi. Come si fa a sostenere che sono istinti? Poi qui naturalmente c'è anche una connessione diretta tra Elisabetta II, che ricordo era tedesca. Elisabetta II, come abbiamo visto, dalla casata gota, no? E quindi a tutti gli effetti era tedesca. Ci fu Giorgio, mi sembra Giorgio I, re d'Inghilterra, anche lui di una casata tedesca, che fu re per tanti anni, lo scrivo nel libro, ma si rifiutò sempre di imparare l'inglese. Immaginate, essere re d'Inghilterra e parlare il tedesco. Allora, continuo scrivendo Le magie di Wall Street. Continuando lo studio, a settembre-ottobre del 2021, mi sono poi imbattuto negli andamenti della borsa di New York e mi sono reso conto che c'era qualcosa che non quadrava. Chi mi conosce sa che non amo fare previsioni, che le lascio volentieri agli esperti, però vista la situazione di disastro economico, sociale e finanziario in cui ci troviamo, devo fare un'eccezione dicendoti la verità nuda e cruda, ovvero che non c'è più tempo, il Salvatore non è tornato, il Salvatore tra virgolette, ed è il momento di agire e farla più presto. Mi riferisco ai depositi di contanti in banca. E che in un momento storico di grande volatilità dei mercati dovrebbero essere in una misura pari al 50% investiti comprando oro e metalli preziosi. Allora, continuo elencando i tre indici principali di Wall Street, che sono il Dow Jones Industrial Average, la Nasdaq National Association of Security Dealer Automatic Quotations, e la SP 500 Standard and Poor 500 Index. Non vi leggo tutto perché non ha importanza. Allora, continuo dicendo, chiedi al tuo esperto se conosce il significato di questi termini, no? Dow Jones, Nasdaq, Standard and Poor. Credo proprio di no. In aggiunta non sa nulla, ma proprio dell'unica vera moneta, l'oro. Ovviamente assieme all'argento, lacuna questa che cercherò di colmare io, che non sono certamente un esperto del settore. Queste cose non dovrebbe insegnarle il buon Nino Galloni, uno dei tanti esperti che abbiamo in Italia? Perché quando si parla di monete non si parla mai d'oro? Si parla tanto di criptomonete, di monete alternative, e si dimentica l'importanza dell'oro come moneta nella storia. Non è un controsenso? Ma ritorniamo a quello che dicevo. Nell'autunno del 2021 l'indice Dow Jones stava volando tra i 33.000 e i 36.000 punti. Oggi, il 6 gennaio del 2022, giorno della Befana, è a 36.407 e continua a volare, mantenendosi non a caso nel range, vuol dire come si dice in italiano, tra 33.000 e 36.000 punti. Com'è possibile? La risposta la trovi nella fanno niente, sembra fantascienza, ma è a mio avviso una pura e semplice magia legata al concetto della transustanziazione, alla numerologia e alla cabala. L'unica possibilità per spiegare i bizzarri andamenti finanziari di Dow Jones è quella di ipotizzare che ci sia una sovrastruttura in condizione di controllare le 30 compagnie che lo costituiscono. Pensare che chi guida oggi i consigli supremi fondati da Pike e Mazzini nel 1850 e di cui nessuno vi parla, aggiungo adesso, e da me menzionati per la prima volta in Italia nella trilogia, siano riusciti nel corso dei decenni ad ambire a tale traguardo? Com'è possibile che la borsa voli così in alto quando l'economia un po' in tutto il mondo sta andando a rotoli? Vedi, queste sono le magie dei maghi di Wall Street. Si tratta solo dell'ennesima bolla finanziaria, pronta a scoppiare quando sarà il momento. Il crollo dell'economia, a cui stiamo assistendo, aggiungo, sarà funzionale al grande reset di Klaus Schwab, fondatore e presidente del World Economic Forum, e finalizzata all'inserimento dei microchip sottocutanei per tutti gli occidentali e non solo. Alcune zone, tra cui l'Africa, ne rimarranno fuori almeno per 5-10 anni. Quando esploderà la prossima bolla? Non si sa, ma prevedono una terribile crisi economica finanziaria che sarà ben più disastrosa di quella del 29 e causerà il fallimento quasi totale delle piccole e medie aziende, soprattutto in Italia.
c'è sempre stata una bolla speculativa con crisi finanziaria negli Stati Uniti ogni 10-15 anni. L'ultima è stata nel 2008, basta fare due conti. E qui vi elenco dal 907 diverse crisi che ci sono state, quasi tutte create da Wall Street, create internamente per manipolare il mercato. Ora mi pongo la domanda, faccio considerazione, come proteggere il patrimonio. Partiamo da capo. Chi è che possiede le maggiori riserve d'oro? Dicono gli stati. Io avrei grossi dubbi in merito, anche perché gli stati sono quasi tutti corporazioni private. Direi certamente Cano, i banchieri, le multinazionali, le fondazioni e solo in una piccola percentuale i cittadini. E quanti di noi hanno investito in oro? Pochi. In Italia meno del 5-6% e sono andato a rialzo, forse sono anche meno. Ho cercato questo dato, ma non l'ho trovato, ovviamente. Immagino che siano probabilmente meno del 3%. Lasciamo 5-6%. Perché sono così pochi? Attraverso la lettura di questo testo lo capirai. Ora faccio l'esempio di cosa succederebbe se Wall Street improvvisamente crollasse. Facciamo una breve pausa per vedere se per caso avete domande. C'è nessuno che ha domande in relazione a quello che ho appena letto? Se non ci sono domande, andiamo avanti. Consideriamo due casi. Prego, Chiedo prego, scusa, Nella. dottor Max. Buongiorno. Prego. Buongiorno. Crollo delle borse significa azzeramento totale dell'economia? Giusto? Allora, sì, corretto, quasi azzeramento totale, però bisogna vederlo in termini cronologici. L'azzeramento, il crollo dell'economia porterà al crollo delle borse, non viceversa, eh? Probabilmente sarà così, lavoreranno sulle due cose, però sì, certamente, sono due cose collegate. Possono andare avanti col grande reset soltanto se c'è un crollo dell'economia, altrimenti non è possibile. Io nel libro spiego. Il dottor De lo dice chiaro nel capitolo 1, che non si può costruire se prima non si distrugge. La risposta è questa. Ci sono altre domande? Prego, Nella. Non so perché continuo a sentire dire economie parallele, gestite dal basso, eccetera. Che possibilità hanno di realizzarsi e di svilupparsi, insomma? In maniera molto positiva, come uso fare io nel mio approccio alle cose, le dico zero. Zero possibilità di successo. Soltanto in zone marginali, come appunto in Africa, per esempio, o in zone sperdute di nessuna importanza strategica, alcune cose di quel tipo lì possono realizzarsi, ma dovete capire che qui siamo in Africa, non ci sono infrastrutture, non c'è neanche la mentalità per creare queste cose, perché loro non hanno questo bisogno, loro hanno bisogni molto diversi da quelli che abbiamo noi, loro vivono alla giornata anche qua in Tanzania, ecco, quindi hanno tutta una mentalità completamente diversa, non se lo pongono nemmeno il problema della gestione del patrimonio, perché non hanno nessun patrimonio. Oppure il crollo dell'economia, cioè che cosa vuol dire per loro il crollo dell'economia? Quindi hanno tutta insomma dei valori abbastanza diversi. Nella, mi Sì, sente? no, 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 sono qua, no, sto pensando. Cioè, io Diciamoci pure le vedo, tue. ok, grazie. Io vedo che ho figlie giovani e loro non entrano proprio nell'idea di tutto quanto, di quello che sta succedendo, sebbene insomma, lo sappiano perché noi glielo diciamo. Da parte nostra, che abbiamo una certa età, penso di parlare anche per altri che sono qua collegati, non lo so, casomai
mi direte anche voi. Cioè, noi siamo, penso, più pronti e più propensi a modificare il nostro stile di vita. I giovani no, non lo capiscono, finché non si troveranno a non avere più tutto quello che hanno, che noi abbiamo creato per loro, non lo capiranno, ma in quel momento loro saranno disposti a, questi giovani saranno disposti a modificare il loro concetto di vita, o dovremo sempre essere noi a imporre? Beh, noi Nella, non siamo mica eterni, no? Sai, secondo me, quello che succederà a questa generazione qua, che in cui noi di grosso modo, no, chi segue di grosso modo, abbiamo magari una certa età, abbiamo figli, no, che da 15 fino ai 30, 35 anni, va bene? Sapete cosa succederà col grande reset alle nuove generazioni? L'hanno detto diverse volte, no? Qual è stato uno dei progetti più importanti del Movimento 5 Stelle? Lo ricordate? Lo ricordate, no? Il reddito di cittadinanza, lo ricordate, no? Il reddito di cittadinanza, è un disastro. Esatto, gli daranno 600-700 euro, per quello, la moneta che sarà, per non rompere le scatole e stare a casa senza fare niente. Pensare meno possibile, spendere un giorno a chattare sul telefono con le amiche, con gli amici, senza pensare. Questo è quello che vogliono creare. Ma è quello che è successo da 2 anni a sta parte. Ma è partito prima, Nella. C'era già, però. È diventato una cosa esponenziale nel momento in cui a casa da scuola non puoi vedere gli amici, eccetera, eccetera. Cioè, sì, no, vero, certo. Una cosa terribile. Per noi genitori che vediamo questo, e per quanto sprone, per quante possibilità diamo, anche adesso i contatti li hanno, si parlano tramite lo schermo praticamente. Sì. È terribile, terribile. Sì. Certo. Perché naturalmente c'è un po' di coraggio, è quello di cambiare, voltare pagina e lasciare l'Occidente, perché il futuro, se c'è, è qua. Noi quello che dovevamo fare ormai l'abbiamo fatto nel mondo occidentale, soprattutto la generazione prima di mia, non tanto la mia, ma la generazione di mio papà, mia mamma, subito dopo la guerra, il maggior contributo l'hanno dato loro, non l'abbiamo forse nemmeno dato noi. E la generazione, quel momento lì, è passato. E quindi bisogna capire che noi siamo in parabola discendente, e tutte le evoluzioni, Giambattista Vico ci ha spiegato i corsi e ricorsi storici, no? Che sono praticamente l'equivalente del ciclo del prodotto, quello che si chiama ciclo del prodotto, per cui c'è una fase di inserimento nel mercato, una fase di crescita, una fase di saturazione del prodotto stesso, una fase di declino. Ecco, noi siamo in pieno declino. E ora poi quando arriveremo in fondo non lo so, però siamo sicuramente in una parabola discendente. Cioè, chi è in Italia, nel mondo occidentale, in questo momento, e ha un'impresa, sta soltanto perdendo tempo. Cioè, non ha, secondo me, capito. No, ma guarda che io avevo notato sto declino già quando ero giovane io, perché avevo l'orgoglio di dire vado a lavorare, imparo un lavoro, mi rendo indipendente, eccetera. C'erano genitori di coetanei che dicevano: per quei soldi là che ti danno, sta a letto che te li do io. E si parla di parecchi anni fa, insomma. Quindi è una cultura che è già instillata in tantissime persone, anche
della mia età, io ho più di 50 anni e quindi sì. E sono quelli che le stesse persone che adesso confidano nella salvezza, credono a tutto, ecco. Allora, Nella, la spiegazione del perché ci troviamo in questa società qua è nel capitolo 2, è spiegata nel capitolo 2 della trilogia. Loro queste cose qui le hanno dette, o comunque ci stanno lavorando, da più di 50 anni, dagli anni 60, ai vari livelli, a livello soprattutto educazionale, la scuola, a livello di media, a livello di... Loro è un progetto per loro, no? Progetto si chiama La Grande Opera. Loro parlano della grande, la dicono chiaro loro, lì, a livello iniziato, loro la chiamano La Grande Opera, che è la ristrutturazione completa della società così come la creiamo noi, con chi è che fa confusione? Liana, per cortesia. Scusami, mi senti? Sì, Eliana, scusami, c'è qualcosa di aperto. Guarda, io siccome non mi segnala che sono aperta, quindi non so, ho dei problemi col microfono. Va bene, ok. Perché non mi fa vedere quando sono dentro e quando sono fuori. Scusate. Ho capito, niente, fa niente. E quindi la società ragazzi, che abbiamo un secondo, oggi... Max, un secondo. Buongiorno. Prego. A tutti innanzitutto. Buongiorno. Allora, quando vedete la lineetta sul microfono vuol dire che il microfono è chiuso. Quando invece volete sbloccarlo schiacciate sul pulsante rosso sul microfono. Ecco, Eliana adesso... Guarda, no, adesso lo vedo verde, perché prima io lo vedevo sempre in grigio. Adesso lo sto vedendo per la prima volta in verde. Allora, e quindi per me era chiuso. E anche se pigiavo non diventava verde. Ok, grazie. Quando lo vedi grigio esci e rientri. Ecco, c'è un problema di linea, si blocca, è bloccato, devi uscire. Ah, ecco, qualcosa. Grazie. Grazie. Prego. Allora, prego. Ci sono altre domande? Se no continuo la lettura e poi magari apriamo tutta la discussione. Comunque, buongiorno Max. Buongiorno Stefano, bentornato. Buongiorno. Allora, andiamo, continuiamo la lettura, via, poi magari finiamo. Allora, dunque, consideriamo due casi. Euro investiti in immobili, bot, CCT, quota azionaria, Bitcoin, quello che vuoi tu. Caso B, abbiamo 100.000 euro investiti in oro, io qui tra parentesi scrivo non in diamanti, nelle nostre case o depositati in Ovesta o istituti simili. Che cosa succede, mi chiedo, in caso di crisi grave? Accade che in poche ore il mercato può scendere fino al 50%, come è successo nel 2008. Nel 29 perde di più, infatti la borsa fu poi chiusa in effetto a successione. Quindi nel caso A i 100.000 euro diventeranno 50.000. Cosa succede nel caso B dell'oro? L'oro, dopo una prima perdita iniziale, recupera perché le persone preferiscono soluzioni più sicure di investimento e scoprono, dovrei dire, riscoprono la vera moneta, l'oro. E qualsiasi cosa accada alla fine di una crisi, l'oro non solo avrà mantenuto il potere di acquisto, ma avrà guadagnato almeno un 20-25% e, cosa molto più importante, avrà protetto il patrimonio dalla tassa invisibile, che è l'inflazione. Gli esperti dicono che questa volta raddoppierà il valore, passando da un valore odierno, che oggi è proprio 52, sarebbe poco basso, la quotazione 52,5 credo, a oltre 70.000. Si parla al chilo, io do dollari, si parla sempre dollari al chilo, e io sono d'accordo con loro. Questa avverrà probabilmente dopo il grande reset e con l'introduzione della moneta digitale collegata al microchip sottocutaneo, come spiegato da Nick Rockefeller nell'allegato al volume 2 intitolato Aro russo, la Fed e l'amicizia con Rockefeller.
Dopo aver ottenuto questo obiettivo, prevedo che ritorneranno al gold standard. Questa è proprio una previsione mia, che, come vedremo nei capitoli successivi, è l'unica soluzione possibile per dare stabilità ai mercati finanziari. Quindi, chi avrà oro ne trarrà sicuramente vantaggio, non solo perché aumenterà il valore, ma perché sarà tuo al sicuro e nessuno te lo potrà toccare, contrariamente alla moneta sulla quale la Banca Centrale Europea ha il proprio copyright, che gli riconosce piena proprietà giuridica. Ovvero, attenti bene qui, i soldi che hai in banca te li sei guadagnati, ci hai pagato le tasse, ma non sono tuoi. Questo è un concetto che dovete capire bene. C'è il copyright sopra, sono della banca centrale, possono riprendere in qualsiasi momento. Allora, continuo la lettura, stavo leggendo la prima parte. Chiedo scusa. Fare una domanda. Prego. Allora, avere un deposito a Westa, per esempio, in questo caso, cosa significa nel momento in cui salta tutto? Vabbè, la quantità detenuta resta sempre quella, il valore va giù, va su, eccetera, ma la quantità resta sempre quella. Però cosa succede in quel momento? Allora, succede, si sta cercando di capire, io non lo so, tecnicamente dovrebbe succedere questo. Mettiamo che noi abbiamo comprato dell'oro, dove volete, ce l'abbiamo in deposito, va bene? Noi l'abbiamo trasferito attraverso il nostro conto corrente ed è lì. Ora, il punto centrale è dire, abbiamo questo grande reset, inseriscono immediatamente il microchip per tutti, o questa è un'operazione che invece sarà fatta in un secondo momento, il microchip non è ancora esistente? Perché in quel caso immagino che ci sarà un conto corrente collegato, in qualsiasi momento Ovesta può fare la stessa cosa, vendervi l'oro e riaccreditarvelo se ne avete bisogno sul conto corrente. Questo lo può fare da qualsiasi, in qualsiasi parte del mondo, basta che abbiate un conto corrente con lo stesso nome e cognome nel paese dove siete. Se invece purtroppo va avanti il discorso del microchip, sì, i soldi verranno riaccreditati all'interno del microchip perché funzionerà come un conto corrente, però purtroppo saremo soggetti a tutte le problematiche, punto interrogativo, che sarà fatto. Perché come ha spiegato Nick Rockefeller, parlando questa conversazione, lo trovate nel libro tutto questo, l'intervista è stata fatta da Alan Jones, insomma, ecco, ormai 10 anni fa, forse più di 10 anni fa. Nick Rockefeller dice ad Aaron Russo, no, il nostro obiettivo è quello di microchippare tutti, perché metti tutti i soldi lì e con quello te li controlli le tasche e poi li controlli anche la salute, che sono due cose fondamentali. E il nostro obiettivo finale, disse Nick Rockefeller, è quello lì. Quindi io distinguerei questo aspetto qui. È chiaro, no? Cioè, fase in cui non c'è ancora il microchip, come adesso, e fase in cui ci sarà il microchip. Questa è la differenza fondamentale. Se voi venite a vi trasferire in un paese, diciamo così, del quarto, quinto, terzo, quarto, quinto mondo, chiamato come volete, in una zona sperduta, come posso essere io? Ma a me è qua che mi viene a cercare. Quindi è questo il discorso che dovete fare. Dove volete passare i prossimi anni della vita e che cosa cercate? Io cerco la libertà di fare quello che voglio senza che nessuno mi dica di fare cose stupide e false, e la salute. Perché la salute e la libertà, secondo me, sono le due cose fondamentali. Ti ho dato la risposta, Nella? Beh, certo. Il discorso, la curiosità è questa. Avere un conto deposito, io lo chiamo così per velocizzare, significa
in ogni caso poi essere legati al tutto, giusto? È quello che dicevo io, finché rimanete lì, sì, perché finché rimanete lì vi controllano il telefono, vi controllano il conto corrente, vi va a controllare la salute, dovete essere vaccinati, purtroppo, e questo si chiama nuovo ordine mondiale. Bisogna, allora, il dottor Day nel capitolo 1 ci spiega che loro stavano già lavorando da tempo alla creazione di un sistema, di una situazione sociale tipo giungla, in cui nella giungla prevale il più forte. Chi è che nella giungla prevale? Il più forte, il più scaltro e il più abile, anche quello che corre di più, cioè che riesce a trovarsi un territorio in cui ci sono meno minacce. Ecco, il dottor Desch ha detto questo. Ora non lo so se lui l'ha detto, si riferiva alla situazione in cui stiamo vivendo adesso, ma io credo proprio di sì. Perché non è che queste cose, non è che sono cose dovute a un incidente naturale, a una catastrofe naturale, insomma, ammesso che tutte quelle cose succedano siano naturali, no? Siano naturali, non lo so. Acquazioni, tutte queste cose, ma non lo so. Sono state create da loro. Sono state create da loro perché vogliono ricreare un mondo, punto. E per creare questo devono levare tutti i gabelli, tutti i problemi che ci sono nel vecchio mondo, che a loro non piace più, in cui ci dovrà essere una riduzione drastica della popolazione, perché noi ci chiamano i mangiatori Max, inutili. Max, perdonami, però la cosa assurda, sai qual è? È il fatto di dover andare noi via dall'Italia perché queste persone si sono messe in testa di fare questo grande reset, questo grande... piano vaccinale e tutto il resto, cioè questa è la cosa assurda, capisci? Ma io facciamo delle domande, Stefano, fatemi delle domande, lasciamo perdere i commenti, no? Io sono qui per rispondere alle domande, fatemi delle domande, poi posso farmi le considerazioni. Perfetto. Se ho la risposta ve la do volentieri, se no magari dico non lo so. Cosa ne pensi di un'eventuale moneta parallela oltre all'euro? Stupidaggini. Ok, grazie della risposta. Allora, vi invito tutti a leggere la trilogia, perché nella trilogia c'è spiegato tutta la cosa. No, per carità di Dio, mi fate le domande, c'è una domanda, mi fate una domanda che prevede una risposta secca e cruda come questa, vi dico quello che penso, magari ad altre domande, appunto, come succede, vi articolo un po' di più la risposta. Ma tutta questa gente qui che segue le monete alternative non sa assolutamente niente di quello di cui sto parlando io, non sanno nulla, si sono messi in testa di creare una cosa alternativa perché basta da queste monete, adesso non se ne può più, e allora pensano che la soluzione sia creare una moneta alternativa. Ma chi credete che abbia creato il Bitcoin? Chi crede che l'abbiano creato? Per creare una cosa così di così tale successo, devono essere state le stesse persone. Ma cosa pensate? Che ci siano delle persone indipendenti che grazie alle loro abilità tecniche sul computer abbiano potuto creare Bitcoin e diventare miliardari? Ma scordatevelo, ma non esiste una cosa così. Massimo? Elisaura, prego, benvenuta. Grazie, scusa, non vorrei interromperti, però ti volevo fare una domanda. Prego. Una domanda. Anch'io sono sulla stessa linea, nel senso che non considero le monete alternative un bene, diciamo, che possa dare un futuro. Quello che ti chiedo è, comprare oro, no? Per chi è fuori, però al momento in cui uno è fuori Europa, non quando uno è dentro. Quando uno è dentro Europa, comunque sia, ogni acquisto che fai, io ti chiedo se mi puoi dire sì o no. No. Ogni acquisto che fai in oro in Europa
può essere anche in un momento che ti posso dire, come abbiamo passato momenti storici in cui è stato requisito, cioè nel momento in cui compri oro in Europa può succedere nuovamente una cosa di questo genere. Quindi consigli questa Allora, cosa fuori dall'Europa. Elisaura, devo tirarti un pochino le orecchie, se mi permetti, perché io nel report spiego questa cosa e te la ridico, non c'è problema. Quando nel 29 sequestrarono l'oro, Roosevelt disse: no, c'è da pagare i banchieri, abbiamo le casse vuote, i banchieri battono cassa. C'è da pagare gli interessi, eccetera, eccetera, perché è così che è successo. Mica rastrellarono l'oro in deposito presso le banche e gli istituti tipo Ovesta. No, 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 quello non lo toccarono assolutamente. È l'oro dei ricchi. Che fanno? Toccano l'oro dei ricchi e sono gli stessi che poi vogliono i soldi? No, non esiste. E nel 29 in America, scusate, non nel 29, nel 33 in America. Sia quando lo ritirò Mussolini, ricordate, fece la stessa operazione Mussolini, fece la stessa operazione Hitler in Germania. È l'oro dei poveracci, è l'oro nostro, sono le catenine, le fedi, queste cose qui. Ricordatevi che siamo noi in ultima istanza i debitori del debito pubblico, mica loro. Cioè, Sì, la moneta è loro, ma questo gli interessi poi li fanno pagare a noi. Quindi è chiaro. questi, Il per darti la problema. risposta, quindi, Sì, scusami, sì. per darti la risposta, quindi, la mia risposta è no. I soldi convertiti in oro presso questi depositi, e vi dico una cosa che probabilmente c'è da distinguerla, c'è da distinguerla, però anche se fossero in Svizzera, per esempio, o a Singapore, o dove volete, state tranquilli che non ve li tocca nessuno. Si guardano bene da entrare in questi cavò, ma la maggior parte sono i cavò della BRICS, l'azienda più importante al mondo, dove tutti i miliardari hanno l'oro. Ma figuratevi se entrano lì, non c'è guardia di finanza che può fare una cosa così al mondo. Non esiste, non gliela fanno fare, insomma, via. Oh, sì, ho capito, ho capito. Ecco. Forse ciò che ti volevo chiedere era il fatto che ovviamente il passato è il passato, le modalità di oggi sono diverse. Ora sì, dobbiamo prendere spunto dal passato, però dobbiamo rapportarlo ad oggi. Il fatto che ti chiedano o ti arriverà il microchip e quindi i conti correnti saranno controllati, tutto ciò che hai comprato tramite conti correnti ovviamente sarà controllato. Quindi che tu lo metta in Svizzera, io a parte non ho assolutamente fiducia nella Svizzera. Anche perché voleva entrare nella NATO, quindi, e poi comunque non ha più il segreto bancario. Però Spiegato ecco, nel report, sì. ok, però le nuove modalità, perché questi vogliono arrivare dovunque, cioè tanto si sono messi in testa di distruggere, quindi prima o poi lo faranno e lo faranno con armi differenti. Se te acquisti oro, ovviamente certificato, che ti parte dalla tua banca, che poi sarà controllata da un chip un domani veloce, perché sarà veloce la cosa, e comunque sia, dovunque tu lo metti, ma credo che se lo fai dall'Italia o comunque dall'Europa, ci sarà sempre una traccia che tu avrai Allora, lasciato. Eliano, ascolta, sono due cose, si parla di due cose diverse. Il mio obiettivo principale è guardare il patrimonio, di mettervi in condizioni in cui nel momento in cui c'è una grossa crisi finanziaria e crolla tutto, voi non perdete tutto perché anziché avere soldi negli stock o averli in banca, ce li avete in oro. Quindi l'obiettivo principale è quello di salvaguardare l'asset, il patrimonio. Quello di cui parli te è vero, è una cosa vera, ma io non ci posso fare niente. Ora, ma se questi vogliono mettere il microchip, cioè, istituiscono il microchip, va bene? Se segui un attimino un buon senso e investi oro, il tuo patrimonio rimane lì, è quello lì. Se c'hai 100.000 euro, per dire, in questo momento, in un asset, e lo metti in oro,
fra domani metto nel microchip e te sul microchip ci avrai caricato 100.000 euro. Se invece non fai niente di questo, ma sì, si vedrà, ma chi, ma cosa vuoi che facciano con quella mentalità, no, del dire sì sì, faccio tutto lunedì, poi dopo quando capiterà il crollo perderai quasi tutto e le microchip ti accrediteranno 3.000 euro, 5.000 euro, capisci la differenza? E senti, non sarebbe molto più indicato inserire quest'oro in un trust? Cioè, sì, io compro oro, però non lascio l'oro in qualsivoglia luogo, però aprire un trust, e io ti parlo, ovviamente deve essere un capitale, un piccolo capitale, ovviamente non si parla di pochi soldi, però aprire un trust e inserirlo nel trust, forse così non sarebbe più tutelato? Sì, sì. Certamente, certamente, chi ha tanti soldi apre sempre un trust, però si parla sempre di quello che è la stima, il valore, insomma, che ho fatto io, di patrimonio al di sopra di milioni di euro, perché il trust costa tantissimo. I trust migliori sono nella City di Londra, non vi fidate di italiani, per carità di Dio, dovete andare nella City di Londra per fare questa operazione qui, e dovete essere anche presentati e raccomandati, eh? Cioè non vi fanno andare, cioè non vi danno appuntamento. E quindi non è che sia poi così facile aprire un trust per i crismi. Poi chi mi segue sa che una delle contestazioni principali che mi hanno fatto è quella che ho ipotizzato che questa azienda di cui è sia proprio un trust. Ora, siccome loro mi hanno pregato di non parlarne, il fatto che ne possa parlare non significa che non lo sia. Se vuoi dei maggiori chiarimenti mi contatti in privato, ed in privato posso dirti tutto quello che ti devo dire. Qui non ne posso parlare, mi sono spiegato? Grazie per le spiegazioni. Prego, Elisa. Allora, ci sono altre domande? Andiamo avanti con la lettura. Quindi in questo momento, Max, assolutamente, prego. Max, dimmi. Scusa, sono di nuovo io. Abbi pazienza, ma chi investe una certa cifra in oro, ok? Chi lo converte in oro? Cioè, è la stessa cifra convertita in oro? Cioè, lo stesso valore? Sì, beh, naturalmente Avesta è un'azienda, un business, no? È un'azienda, quindi ci deve, cioè, deve avere il proprio faccio guadagno. Un esempio. Ti faccio un esempio pratico, così almeno forse ci capiamo meglio e lo facciamo capire meglio agli altri. Allora, se per ipotesi investo 30.000 euro in oro, ok? È lo stesso valore in oro oppure no? È un pochino meno, come dicevo, perché c'è sorta di spread. Cioè, ovviamente a Ovest ci deve fare un po' di guadagno. La cosa positiva, beh, certo, è questa, sì, che Avesta prende il guadagno nel momento in cui, aspetta, te compri l'oro, però dopo è tutto gratis, a parte il deposito ovviamente, che fai grosso modo quello che faresti per depositare l'oro in una banca, in una cassetta di sicurezza, stesso costo all'anno. Beh, ma il deposito... Però poi dopo qualsiasi tipo di operazione tu voglia fare. Comunque il deposito lo pagheresti per qualsiasi banca, non solo per Avesta. Non ho capito la domanda. No, era un'affermazione. Non ho capito la domanda, ripeti. Era un'affermazione. Ho detto che il deposito lo pagheresti per qualsiasi banca, non solo per Avest. Esatto. Il deposito devi comunque, quindi... a meno che tu non decida di tenerlo in casa, cosa... io certo. Vai pure avanti. Ecco, prego. Allora, continuiamo a leggere. Quindi in un momento... Grazie mille per la risposta. Prego. Quindi in questo momento è assolutamente necessario riflettere sulla differenza concettuale tra soldi e oro.
perché è solo una questione di tempo, il crollo finanziario sarà funzionale all'instaurazione del nuovo ordine mondiale. Qual è la soluzione? Mi chiedo io. La soluzione per me stesso l'ho trovata con Ovesta. Quest'istituto tedesco ti permette di convertire in sicurezza parte del tuo patrimonio personale e o familiare nella vera riserva mondiale di Papa Francesco, dei Gesuiti, di tutte le massonerie, dei Rothschild, tanto per non fare nomi, investendo in oro e metalli preziosi. Finalmente, dopo anni, sono riuscito a trovare esattamente ciò che cercavo, un istituto che vende oro, argento, platino e palladio, ma che funziona come una banca, pur non essendo un istituto di credito. Infatti, le licenze per operare al commercio sono diverse tra Ovesta e la banca. Ma ritorniamo allo scenario della crisi apocalittica. Con il crollo di Wall Street, buffo che gli esperti e i broker non siano assolutamente preoccupati dell'ennesima bolla finanziaria. Sai perché? Perché lavorano su commissione. Potrebbe anche cadere il mondo, loro cadrebbero sempre in piedi. E per capire come funziona Wall Street, ti invito a vedere il film The Wolf of Wall Street, Il lupo di Wall Street, con Leonardo DiCaprio. Questa volta Hollywood ci dice la verità. È un po' romanzata, però funziona così. Cosa avviene dei nostri 100.000 euro nel caso A? In caso di crollo delle borse, a un certo punto, già gravissima per molte famiglie a causa della pandemia e del Green Pass o Super Green Pass, che io ho soprannominato, scusate il francesismo, Super Green Fuck, che chi conosce l'inglese è una cosa molto chiara. E che fai in questo caso? Vendi ciò che è stato svalutato del 50% e chi lo compra? Sarai costretto a svenderlo. Se hai un immobile, fai. Vendi le porte, le finestre, come fai a mangiare? Non pensare di andare a chiedere un prestito in banca, perché anche se hai immobili non ti daranno un centesimo, e anche se ti danno qualcosa, non sarai mai in grado di restituire il debito e perderai la proprietà. Approfitto per dirvi che dopo il crollo del 2008 in America non danno più prestiti a soggetti privati, li danno a parte i mutui, li danno soltanto aziende. Non voglio essere troppo negativo, ma non farti fregare dall'indice di Wall Street e dalle criptovalute. L'economia in Italia è morta e il trend sarà negativo per un lungo periodo, credo almeno sino al 2025. Caso B. Quando invece hai oro e argento disponibili, anche in piccoli pezzi, li puoi vendere se necessario e almeno mangi. Quando poi l'economia riprenderà, anche nello scenario peggiore avrà mantenuto il capitale e il potere di acquisto. Mai nella storia l'oro ha perso il valore dopo una crisi finanziaria o guerre. Lo sapevi? Anzi, ti dico di più. Si dice che l'oro sia esclusivamente un bene di rifugio, ma negli ultimi 20 anni si è rivalutato di ben 5 volte, per essere precisi, dal 2000 al 2020. Ora ha perso un pochettino, ma si è sempre più di 4 volte. Quale altra criptovaluta ha fatto altrettanto? Nessuna. Infatti, sull'oro non c'è IVA e non ci sono tasse di successione, anche se questo appunto relativo alla fiscalità dell'oro sarà trattato nella quarta parte. Meglio farsi consigliare la loro casa o tenere punto di domanda. Ora mi sentite? Scusate, andate via la linea. Mi sentite? Sì, vero? Allora, ora a casa. L'oro si può tenere in cassaforte, in cassa o in una banca. Alcuni esperti suggeriscono di nasconderlo sottoterra, in giardino o non so dove, ma a me sembra una sciocchezza. Non è assicurabile, te lo possono rubare e diventa un problema se ti devi spostare all'estero. Poi, sei così sicuro o sicura di poterti fidare di tua moglie? Comunque, sia chiaro, ognuno è libero di tenerlo dove meglio crede. In questo momento, scrivo tra parentesi settembre 2022, suggerisco di tenere in casa lingottini o monetine per un valore massimo di 10.000 euro, magari metà e metà. Questi li puoi acquistare o in Ovesta, i lingottini sono in oro, platino, palladio e argento,
e sono prodotti dalla Airhouse, azienda di certificazione numero uno al mondo, oppure li puoi comprare dal rivenditore più vicino a te. Per chi mi segue e vuol comprare un pochino d'oro, anche se non è cliente Ovesta, mi può contattare e io gli dico, magari, non lo so, vive a Milano, vive in Toscana, dove può andare a, insomma, comprare un pochino di monetine, un pochino d'oro. Lo faccio gratuitamente questa cosa qui. Tenerlo in Ovesta. L'obiezione principale è che non si ha certezza che l'oro in deposito di Ovesta esista davvero. Beh, non secondo che questa era anche la mia preoccupazione, smontata da quanto effettivamente succede in pratica. Infatti, dopo che si ordina l'oro, a Ovesta assegna un codice di proprietà. È errato sospettare, praticamente comprato un pezzettino del lingotto, è errato sospettare che l'oro non esista. Infatti, se lo richiedi, ti arriva in un massimo di 48 ore. Qui io mi scuso, ho avuto inizialmente delle informazioni sbagliate. 48 ore è il tempo che loro hanno la procedura e non include naturalmente il trasporto fisico, che magari impiegherà altri 2-3 giorni. Questo ovviamente non me l'hanno saputo dire, perché dipende dalla zona, no? Non me l'hanno voluto, ma non hanno voluto quantificare il tempo. E questo ovviamente sarebbe impossibile se non ti fosse già stata assegnata in deposito. Vediamone i vantaggi, cioè di tenerlo in Ovesta. È assicurato e in deposito presso uno dei favori della BRICS, azienda leader al mondo nello stoccaggio di metalli preziosi, a cavò in tutto il mondo praticamente. In qualsiasi momento su tua disposizione a costi zero, a Ovesta può vendere l'oro nelle quantità da te richieste al prezzo del giorno e bonificare la somma in euro anche al Polo Nord, se desideri, in completa libertà. Il Polo Nord in senso figurato, naturalmente, no? Con il trasferimento dei soldi dalla banca Ovesta utilizzati per l'acquisto di metalli preziosi, oro, argento, platino e palladio. Sull'oro non ci sono tasse IVA e la tassa di successione segue la normativa vigente, che sarà trattata nella quarta parte. Siamo alla fine, Ti devi chiedere, un sistema nel quale ti tassano anche l'aria che respiri, come mai l'oro non è tassato? La risposta è semplice: l'oro è la riserva del Vaticano, delle grandi famiglie nobili, delle nazioni, dei gesuiti, degli ordini iniziatici. Non a caso il logo da me scelto per il canale Consulenza Oro è tratto dal libro di Ferdinand Lips, Gold War, Guerre dell'Oro, sarebbe Le Guerre all'Oro, raffigura il dio egizio Horus collegato al sole e quindi all'oro. Se ne deduce, a livello simbolico, che già nell'antichità il metallo prezioso era venerato alla stessa stregua di Horus e del sole, e tassarlo sarebbe come tassare il dio Horus, capisci? Improponibile. Significato della parola Ovesta, au è la cosa dei metalli, no? E in tedesco Vesta vuol dire moneta. Che dopo, se ci sono delle domande, sono a disposizione. Però sono tutte cose importanti, perché sono tutte cose che bisogna digerire, se non si deve fare una consulenza, si deve fare un'idea per poi acquistare dell'oro. Allora, se non ci sono domande, vi dico delle cose velocissime. Allora, la prima cosa che vi ho già accennata, praticamente ci saranno due report. Uno sarà un report molto più adulcorato, che preparerò nei prossimi giorni, caricato sul sito. L'altro sarà praticamente quello che vi ho letto adesso, e che invece sarà un pochino ansioso di informazioni. Poi, se qualcuno mi contatta e io non gli rispondo, siccome purtroppo a volte c'è Telegram e poi c'è WhatsApp e poi c'è la posta elettronica, a volte anch'io posso magari perdere qualche contatto, mi riscriva, non ci sono problemi. Poi, chi decide di aprire un conto con Ovesta mi deve fare questa cortesia: si informi pure bene prima di procedere, però nel momento in cui si procede, poi questa è un'operazione di cui si occupa il dottor Manca, gli sarà mandata un'offerta, no? Quella che si chiama un'offerta. Dopodiché lui, ovviamente, se la guarda, ma le condizioni dell'offerta
sono sostanzialmente quelle che le ha già spiegato il dottor Manca, identiche. A quel punto avrei piacere che procedesse con l'invio dei bonifici e accettasse l'offerta. Cioè, per quello che riguarda i miei rapporti con Ovesta, io capisco che qualcuno magari sia un po' indeciso, magari siccome aprire un conto con Ovesta non costa niente, dice magari meglio che niente, apriamolo. Ma sinceramente a me non mi piace troppo questa cosa qui. Nel momento in cui aprite il conto, per cortesia, siate certi che poi acquisterete qualcosa da Ovest, sia che sia una Royal Class, sia che sia un piano di accumulo mensile, quello che volete. Però ecco, finalizzatelo in quel senso lì. Allora, un'altra cosa. Io cerco persone, possiamo dire professionisti. Possono essere assicuratori, broker, tutti coloro che comunque hanno già un pacchetto di clienti, che possano affiancarmi in questa operazione. Io mi rendo conto che ci sono delle ottime possibilità in questo periodo e cerco, diciamo, dei procacciatori, cioè delle persone che possano, ci abbiamo già altre, che possano però unirsi a noi e fare un certo tipo di lavoro serio. Ovviamente in Italia. Allora, noi forniamo praticamente anche loro tutto il training, no? Tutta la consulenza per poi il lavoro che devono fare. Ecco. Poi ricordo che se c'è qualcuno che è interessato mi può contattare, il mio indirizzo di posta elettronica mmguerrieri@yahoo.com. Ricordo magari chiudiamo, abbiamo già fatto 1 ora e mezzo, che coloro che mi seguono possono scaricare, se me lo richiedono, gli mando il link, possono scaricare la trilogia, libro che ho scritto sul nuovo ordine mondiale nel formato ebook, e possono, se sono interessati, magari anche al piano B, al piano C. Molti di voi già mi conosceranno, magari anche per quel discorso lì della Tanzania. Ricordo che vivo in Tanzania dal 19 aprile dello scorso anno e sto dando magari una mano a persone appunto che cercano di mettere insieme un titolo, piano B e piano C, e tutti coloro che sono interessati, il prospetto informativo costerebbe 33 euro. Io li mando entrambi, 33 euro per entrambi, però in questo caso chi mi segue me li può richiedere e io li mando gratuitamente. Poi invece quello che riguarda la consulenza e i passi successivi, naturalmente sono costi irrisori. C'è qualcuno che mi ha detto che per pagare una consulenza di, la consulenza di 60. Allora, a persone sinceramente di questo tipo, ricordo che prima di andare in America, io sono andato 5 volte, sono spostato nel 99, ma la prima volta sono andato nel 95. Ci sono stato probabilmente 7-8 volte, tutte le volte almeno una settimana, e io vi chiedo quello che mi è costato, cosa mi è costato fare questa operazione. Però è un'operazione che deve fa essere assolutamente fatta, perché non si può andare all'estero così e affidarsi all'amico di turno. No, bisogna andare all'estero e capire per bene se c'è la fattibilità del progetto. Io cerco di dare una mano anche a coloro che hanno capito e sono anche fortunati, sono in una condizione per poter venire, come per esempio l'amico Franco che è venuto nel marzo, ha comprato adesso una proprietà e gli sto dando una mano io a ristrutturarla. Le difficoltà, le problematiche ci sono, no? Però c'è molta, molta più possibilità, un momento molto buono per tutti coloro che hanno soldi per venire qua a investire. Ricordo che quindi non è l'argomento, però ricordo che mentre a Zanzibar si può venire e comprare qualsiasi cosa si voglia, parlo di terreni e costruzioni, cioè abitazioni, building, eccetera. Il discorso business è diverso perché c'è questa distinzione, cosa abbastanza curiosa, c'è questa distinzione tra la regolamentazione tanzana e quella di Zanzibar ed è un momento assolutamente favorevole, secondo me, per investire
azzardi. Da tutti coloro che sono interessati per qualsiasi informazione possono contattare. Ripeto, il mio indirizzo di posta elettronica è mmguerrieri@yahoo.com. Passiamo in chiusura, se ci sono altre domande, altrimenti chiudiamo. Invito tutti alla lettura del report. Leggetelo, rileggetelo, fate le vostre informazioni. Io mi affido a Ovesta, ma dichiaro la mia completa indipendenza intellettuale. Quindi io voglio essere libero di raccomandare o comunque di suggerire al mio cliente quello che io ritengo più consono ai suoi bisogni, e ho sempre lavorato così, e questa è un po' la mia filosofia del marketing, diciamo così, e quindi continuerò a lavorare in questa maniera. Non voglio nessuno che mi dica quello che devo, quello che non devo fare. Benissimo, allora, se non ci sono altre domande, io saluto tutti, ringrazio. Prego, scusa. No, volevo sapere dove troviamo queste registrazioni. Vorrei passare a qualcuno per aprire la mente. Sì, allora, il mio sito è a mente aperta, il libro, come ordinare i libri, ci sono 6 pulsanti. Ogni pulsante naturalmente ha la sua funzione. Se volete accedere direttamente al mio canale di YouTube, mi trovate sotto Massimo Michele Guerrieri, sono solo io, Michele Guerrieri. Sì, questo lo avevo capito. No, queste registrazioni, è saltata la voce, l'audio e non ho capito. Le registrazioni, questi incontri che facciamo il sabato. Trovate tutti non ci video, gli ultimi 3 che ho caricato sono proprio in relazione al piano B. Allora, le registrazioni, questo è il secondo sabato che facciamo, è la prima volta che registriamo, perché la volta scorsa non abbiamo registrato, quindi questa è la prima, che poi sarà, sono 3 in cui parlo appunto in generale del piano B, piano C e oro. Per quello che riguarda invece il canale, questo qui, consulenza oro, da ora in poi gli appuntamenti sono il sabato, va bene? Questa è ufficialmente la prima puntata, e poi appunto caricherò sul mio canale i vari interventi distinguendo piano B e piano C dalla consulenza oro. Ok, quindi qui su questo canale, consulenza oro e metalli. Allora, no, per i miei video, per i video precedenti, questo è il primo che facciamo, Marisa, è il primo. Quindi se te lo vuoi riascoltare, poi quando lo carico, immagino quando sarà possibile, no, lo carico, te lo riascolti, oppure te lo posso mandare anche tramite, capito? Là ci sono tutti quelli vecchi, sai, tutti i video vecchi, precedenti, i miei incontri, trovate un pochino tutto lì, anche per conoscermi un pochino meglio, no? Sì, ma... Già ho ascoltato sabato scorso, sono abbastanza dentro a questi discorsi, però me lo volevo riascoltare e farlo ascoltare, questa è la cosa importante, e farlo ascoltare. Se ci avete anche la possibilità di condividere, come sapete non potete farlo con tutti, perché purtroppo interessate a ascoltare queste che dico io che si può fare, sono più interessate a ascoltare, non lo so, la televisione o vedere le partite di calcio, non sapete come sono le cose, va benissimo. Se però avete persone che sono particolarmente sensibili a certi argomenti, siete tranquillamente, potete condividere tutto, anche il piano B, il piano C, lo stesso link della mia trilogia. Mandatelo pure, non ci sono problemi. Bellissimo, bellissimo. Bene? Grazie. Prego Marisa, ci sentiamo presto. Ok, va bene, via. Allora io saluto tutti, vi ringrazio.
e ci diamo appuntamento per la consulenza ora il prossimo sabato, dove leggeremo la seconda parte, farò una cosa un po' più sintetica magari, e poi per chi è interessato al piano per la mia piano pietra sci, ricordo l'appuntamento è il mercoledì alle 21. Buon fine settimana a tutti e a presto. Grazie. Ciao Max, alla prossima. Grazie, alla prossima. Ciao. Buongiorno a tutti. Ciao.